Un'ambulanza medicalizzata con personale messo a disposizione dal Dipartimento Emergenza Urgenza della ASL e due quad pronte a intervenire sulla spiaggia in caso di necessità. A Montesilvano in agosto si sta più tranquilli grazie a un presidio sanitario di protezione civile per il pronto intervento. Il servizio sperimentale avrà durata di un mese ed è stato reso possibile grazie a un contributo di 30.000 euro da parte della Regione e all'organizzazione sul territorio della ASL di Pescara attraverso il personale del Dipartimento di emergenza urgenza diretto dal dottor Soldano. Con questa ulteriore attività noi integriamo la copertura assistenziale di una costa di 13 chilometri. È un servizio India, è un'ambulanza che ha un autista soccorritore offerto dai volontari della protezione civile che ringrazio e ringrazio anche il comune di Montesilvano che ha collaborato in questa iniziativa e un infermiere che mette a disposizione l'ASL di Pescara. È utile la presenza dell'infermiere perché consente degli interventi su casi minori che evitano anche l'iperapplusso al pronto soccorso, perché è un'assistenza che si fa in modo immediato su casi semplici che possono tranquillizzare il paziente, assisterlo e curarlo sul posto, sono sicuramente un grande aiuto al sovraffollamento che d'estate nel pronto soccorso di Pescara è particolarmente rilevante. Di avere sul territorio un'ambulanza con un presidio giornaliero rappresenta davvero tanto e io sono felicissimo e ringrazio la ASL e tutti coloro, la Protezione Civile e tutti coloro che si sono adoperati al fine di regalare alla nostra città questo importante strumento in più da un punto di vista sanitario. E inoltre tengo a ringraziare la Regione che ha, per il tramite di un contributo di 30.000 euro, ha dato la possibilità di avere anche un servizio in spiaggia con dei quad nel fine settimana e questo, anche questo, rappresenta davvero qualcosa di importante. Abbiamo avuto delle buone intuizioni che nascono sempre dall'impegno dei nostri gruppi di protezione civile e similari sia nella città di Pescara che in quella di Montesilvano. Quella di Montesilvano è una storica tradizione di grande forza nell'organizzazione dei sistemi di protezione civile e con la collaborazione ovviamente dell'ASA, soprattutto del 118, sono riusciti a costruire questa proposta che con i fondi della Regione ha anche permesso l'acquisto di mezzi che immagino avrete già ripreso. Quindi, per quanto possibile, sempre confidando nell'aiuto del buon Dio, è un'estate che ha dei presidi di maggiore sicurezza.